Con questo progetto diamo finalmente la parola ai giovani e rendiamo i protagonisti loro con le problematiche che affrontano quotidianamente. Parlare, indottrinarli sempre del bullismo, del cyberbullismo, delle droghe, degli alcol, ma se riflettiamo non vi è una comunicazione adatta e non li rende protagonisti dei problemi che vivono ogni giorno. Quindi è nata questa consapevolezza di considerare i ragazzi e di renderli protagonisti delle problematiche che vivono. L'idea è nata dalla considerazione, dalla presa di coscienza che sino ad oggi non vi è una comunicazione attiva. E se analizziamo anche la realtà proprio cinematografica, i nostri ragazzi non sono protagonisti, non esistono spot che realmente abbiano argomenti sul bullismo, sul cyberbullismo, sulle droghe sintetiche. Non vi è una preparazione, non vi è una comunicazione. Abbiamo abbandonato la comunicazione per i nostri ragazzi e da allora è nata questa idea, poi interfacciandomi con il Corecom, con il regista Walter Nanni, di far sì che questi ragazzi vengano calati nella loro realtà e finalmente da protagonisti possano in qualche modo sviscerare il problema e combattere i problemi sociali che quotidianamente affrontano. È importante partire dal territorio, dalla periferia, per costruire una realtà di legalità. Oggi siamo trovati a condividere questo progetto, Cineger, che la parola è una crasi tra cinema e teenager, e serve proprio per partire dai giovani, per costruire una legalità nuova, una realtà dove tutti possono condividere spazi liberi, campetti da calcio, pallacanestro, attività teatrale e soprattutto cinema, che produrrà un lungometraggio proprio a disposizione della città e non solo, dell'intera nazione. Il carcere interviene anche in questa situazione come portatore di legalità, col suo messaggio positivo del carcere.